Da quasi 10 anni i greci assediavano la città di Troia, ma non riuscivano ad abbattere le imponenti mura erette dagli dei Poseidone e Apollo. Sulle spiagge di Ilio, intanto, una disputa tra i greci stava per cambiare il corso della guerra. Nei millenni che seguirono, le muse avrebbero ispirato aedi, bardi e menestrelli a cantare la storia di come Agamennone avrebbe scatenato l'ira di Achille, spingendo le anime di migliaia di greci direttamente nel regno di Ade. Agamennone si stava rilassando nella sua tenda in compagnia di Criseide. Era la sua preda di guerra, per la quale aveva sviluppato un certo affetto, esponendola come un trofeo per la sua notevole bellezza. Improvvisamente, uno dei suoi soldati lo avvertì che un sacerdote di Apollo chiedeva udienza al grande capo degli Achei. Alle porte dell'accampamento c'era un sacerdote alleato di Troia, di nome Crise. Egli intendeva liberare sua figlia ridotta in schiavitù, proprio la preferita di Agamennone. Era disposto a pagare un grande riscatto. Ma dopo aver sentito la richiesta di Crise, il comandante rifiutò subito di liberarla. Minacciò e insultò il sacerdote, ordinandogli di non tornare più al campo dei Greci. Disse che Criseide sarebbe stata portata nel suo palazzo a Micene, finché Thanatos non l'avrebbe presa nella vecchiaia. Temendo le minacce di un uomo così potente, il sacerdote di Apollo si ritirò a testa bassa. Ma sapeva di avere un potente alleato, che non lo avrebbe abbandonato in un momento così delicato. Davanti alle onde del mare, Crise iniziò una fervente preghiera rivolta al dio Apollo, figlio di Zeus e di Latona. Chiese al dio luminoso di riversare la sua vendetta sugli Achei, perché avevano trattato un sacerdote con arroganza, mancando di rispetto al dio stesso. Quella notte, il dio dell'arco d'argento cominciò a punire i greci. Dapprima attaccò i loro animali, ma rapidamente prese di mira gli uomini. Questi non si accorsero delle terribili frecce scagliate da Apollo e caddero, decimati da una terribile epidemia. Per 9 giorni i greci soffrirono della punizione di Apollo. Uno dopo l'altro, i guerrieri morirono di una morte indegna. Le pire funerarie bruciavano senza sosta e gli Achei non capivano la ragione di quella pesante punizione imposta dagli dei. Calcante, il veggente devoto ad Apollo, conosceva già il motivo dell'immenso furore del dio, ma temeva di rivelare l'informazione senza avere una garanzia di protezione. Così si rivolse ad Achille, chiedendogli di proteggerlo dalla furia di Agamennone, dato che questi puniva sempre con durezza i deboli che osavano contraddirlo. Achille promise che lo avrebbe difeso con la sua vita. In una riunione tra i capi degli Achei, Calcante rivelò tutta la verità. La peste era dovuta al fatto che Agamennone aveva offeso un sacerdote di Apollo e rifiutato di restituirgli la figlia. Per riconciliarsi con il dio, il grande condottiero avrebbe dovuto rinunciare alla sua preda di guerra e offrire un'ecatombe al dio Apollo. Furioso, Agamennone si scagliò contro il veggente, dicendo che egli profetizzava solo sventure e che non aveva mai fatto una previsione ottimistica. Disse che avrebbe restituito la sua schiava, Criseide, perché desiderava solo il bene per i suoi uomini. Ma non riteneva giusto che lui fosse l'unico a rimanere senza bottino. Pretendeva di ricevere una ricompensa di pari valore. Achille disse che non c'erano altre città da saccheggiare sulla costa troiana, quindi sarebbe stato impossibile trovare un trofeo simile. Sarebbe stato ricompensato alla caduta della città. Agamennone accusò Achille di prendersi gioco di lui, facendolo aspettare mentre lui si godeva la bella Briseide. Achille disse che sarebbe tornato in Grecia insieme ai suoi mirmidoni se Agamennone gli avesse strappato il suo diritto al bottino. Ma il re di Micene non si piegò alla minaccia. Disse che Achille poteva partire, perché non sarebbe mancato a nessuno. Ma prima sarebbe andato alla sua tenda per prendersi la bella Briseide. Achille divenne rosso di rabbia, sguainò la sua spada e avanzò contro Agamennone. Ma qualcuno lo trattenne per i capelli. Si voltò ancora più furioso e vide l'immagine della dea Atena, invisibile agli altri. La dea chiese ad Achille di calmare il suo cuore e di non preoccuparsi,
perché il suo vero premio gli sarebbe presto stato restituito in gloria. Achille mise via la sua spada e disse all'Atride che lui e gli altri greci avrebbero dovuto fare i conti senza il figlio di Peleo e i suoi mirmidoni. Disse che i greci avrebbero chiamato a gran voce il nome di Achille, ma lui non sarebbe apparso per salvarli dalla lama mortale del grande Ettore. Tutti si sarebbero pentiti di aver permesso un tale affronto. Dopo accesi scambi di insulti, Achille lasciò la tenda di Agamennone, con il cuore pieno di rabbia. Odisseo decise di consegnare Criseide a suo padre, insieme agli animali che sarebbero stati sacrificati in una solenne ecatombe. Gli uomini di Agamennone andarono alla tenda di Achille e cercarono la bella Briseide, ma lei rifiutò di andarsene. Quella sera stessa Achille si recò in riva al mare, dove si inginocchiò e pianse. Teti, la sua madre divina, si avvicinò al figlio per ascoltare quei lamenti. Achille non riusciva a capire perché gli fosse stato fatto un tale torto. Desiderava che i greci pagassero per le loro offese. Teti si inginocchiò davanti al trono di Zeus e lo pregò di aiutare i troiani durante la guerra. Dopotutto Zeus era in debito con la dea, perché era stata lei a salvarlo quando gli dei dell'Olimpo si erano ribellati e l'avevano messo in catene. Zeus promise che avrebbe assistito i troiani finché l'offesa di Achille non fosse stata riparata. Achille si ritirò per incontrare Agamennone. Una divisione tra i greci era proprio quello che i troiani volevano. Una spia troiana riferì ad Ettore, capo dell'esercito troiano, tutto quello che era accaduto nel campo degli Achei. Indeboliti dalla peste e orfani del loro campione, gli Achei erano alle strette. Ettore avrebbe colto questa occasione per cercare di respingere i greci verso il mare. La battaglia decisiva della guerra di Troia stava per cominciare.